eccolo qui, siamo qui con Peppe. Ciao Peppe, benvenuto ai microfoni di AOTV. Grazie. Allora Peppe, subito, diciamo, sta incominciando ad arrivare gente. Qual è l'obiettivo di questo meetup? Allora, questo evento si propone il riunire un po' tutta l'area nord di Napoli e parlare con i cittadini per creare innanzitutto aggregazione tra i vari gruppi, ma anche per portare a conoscenza delle varie realtà locali che esistono sul territorio, sull'impegno del Movimento 5 Stelle nei vari comuni e sull'impegno soprattutto dell'attivismo nei vari comuni a nord di Napoli. È sicuramente importante. Tu sei un cittadino grumese, non posso non chiederti della ingarbugliata situazione che si sta vivendo a Grumonevano, complice anche gli arresti omicidi del sindaco, eccetera. Ma in concreto, tu da cittadino e da politico grumese, ci puoi spiegare un po' cosa è successo, diciamo, è quello che sta succedendo in questo momento? Assolutamente. Grumonevano vive negli ultimi tempi, sta pagando quello che è la conseguenza di anni di amministrazione locale degenerata fondamentalmente in una interessi per in dinamiche di interessi personali, interessi di società, di gruppi politici e gruppi economici che girano intorno ad alcuni appalti che sono stati attenzionati dalla procura, tra questo l'appalto dei rifiuti. Da quell'appalto dei rifiuti che è stato denunciato nel tempo anche dal Movimento 5 Stelle sono partiti degli avvisi di garanzia. Da quegli avvisi di garanzia sono poi sfociati alcune ordinanze di custodia cautelare per il sindaco e per un altro dipendente del comune di Grumonevano. Adesso in questo momento cosa sta succedendo? È il comune di Grumo verso cosa si sta avviando? Comune di Grumo, diciamo, siamo al terzo anno dell'amministrazione Chiacchio, che essendo però agli arresti domiciliari da 6 mesi, il sindaco è Carmine da Ponte, il dottor Carmine da Ponte, facendo funzioni di Pietro. In realtà la politica locale è una politica praticamente nulla, poco si sta facendo, la realtà locale è una realtà abbandonata a se stessa. Il patrimonio, noi qui abbiamo portato alcune foto della realtà attuale, il patrimonio immobiliare del comune è completamente abbandonato, non c'è una progettazione adeguata che guardi lontano e noi del Movimento 5 Stelle, che fortunatamente sediamo all'interno del pubblico consenso, stiamo proponendo da tempo di creare una progettazione che guardi a lungo termine, ma siamo totalmente inascoltate e in realtà è totalmente inascoltata una città che chiede di cambiare totalmente. Questa è Grumonevano in questo momento, una città abbandonata che urla una voglia di cambiamento che non viene ascoltata fondamentalmente.